Forza Juve, John! Torna in fretta? No, no, aspetta, il capo Exor, il capo supremo anche della Juventus, ha rivolto a me delle parole e io ci ho dialogato. Non è possibile. Ma riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui a Villar Perosa per l'occasione, la grande festa, c'è l'amichevole Juventus A, Juventus B. Siamo arrivati molto presto, che ora è? Sono le 10. Quindi con tutta la calma del mondo, ma ho trovato parcheggio lì. Quindi capita bene che lo stadio, essendo qua a due passi, beh, non male, visto e considerato che oggi ci sarà il caos più totale. Poi dopo siamo vicini. Siamo vicini per andare via, eccetera. Adesso ci godiamo un po' la giornata, andremo a vedere la mostra di Giovanni Agnelli e poi, se riusciamo, andiamo a vederci un po' anche i rifugi, insomma, antibombardamento. Prendiamo un po' di fresco sottoterra, spero. E niente, documenterò la giornata, ragazzi, e buon divertimento. Questo ragazzi è l'albero genealogico della famiglia Agnelli, in Sardegna secondo me è più grande, il mio albero genealogico secondo me è più grande, meno ricco ma più grande. Per comprendere un po' di cosa stiamo parlando, la figura di Giovanni Agnelli a Villar Perosa è una roba clamorosa, cioè statue, riconoscimenti, è una persona importante, è stata persino sindaco, ha investito su Villar Perosa, ha dato lustro a questa città. E quindi in questa mostra fotografica essenzialmente c'è una sorta di creazione storica, fotografica dei trascorsi dell'avvocato Agnelli. Qua è stata molto carina, alcuni particolari, niente ragazzi di esaltante, niente di segreto, però insomma carina, ecco, poi gratis, ha scoperto qualcosina in più sull'avvocato Agnelli. Tornate ora al video. Qua ragazzi, il cimitero dove è sepolto Gianni Agnelli, e insomma c'è la tomba di famiglia degli Agnelli. Ora non è che possa entrare lì dentro a fare cose, fare foto e video è vietato a quanto pare, quindi anche per rispetto, dai. Piccolo chiarimento per quanto riguarda la visita al cimitero: la tomba degli Agnelli sta in fondo, in cima, in una cappella dove si entra all'interno, ci sono comunque, ecco, tutte le tombe da Edoardo a Giovanni, ai vari Giovanni della famiglia Agnelli per arrivare a Umberto. Là c'è stata massima discrezione ovviamente, però è stata meta di pellegrinaggio ed è stata una rarità, perché è raro vedere quella tomba aperta al pubblico, quindi tanti tifosi sono andati e hanno reso omaggio insomma a delle figure importanti della storia della Juventus. Ed era un cimitero strano perché era fatto con dei terrazzamenti molto molto particolari, con una vista da là poi spettacolare. Peccato che il posto non fosse uno dei più belli per godersi il panorama. Piccola parentesi, ecco, scusate, adesso tornate di là a quel video. Qua ragazzi, neanche la cassetta delle lettere, come ha detto il buon Nino Gipsy, possiamo permetterci, eh? Residenza Agnelli, cioè guardate le qua, piccolo dettaglio. Cioè, ci sono certi stati che se la scordano. Visto e considerato il grande caldo, noi abbiamo anche approfittato per vedere i rifugi antiaerei. La domanda che ci siamo posti è la seguente: ma perché bombardare Villar Perosa? Beh, era un obiettivo militare sensibile per via appunto della fabbrica Riv, che produceva dei cuscinetti a sfera e avevano il brevetto, ne detenevano il brevetto, per cui sono stati bombardati per questo motivo. Ecco perché a Villar Perosa c'è un rifugio antiaereo che ha permesso a oltre 2000 persone di sopravvivere ai bombardamenti del 43 e del 44. In fondo ci sono infatti 6 blocchi di servizi igienici, quindi era stato, diciamo, pensato affinché le persone rifugiate potessero sopravvivere anche qualche giorno, nella peggiore delle ipotesi. Quindi c'è anche l'infermeria. Quanto tempo ci hanno messo a costruirli? 6 mesi. Piccolo chiarimento ragazzi,
Beh, la fabbrica Rive costruiva dei cuscinetti a sfera che servivano poi per dei mezzi bellici come i carri armati, eccetera. Ecco perché era un obiettivo sensibile. La fabbrica Rive, che è appunto quella che ha brevettato i cuscinetti a sfera, che è lì più o meno. E qua, ragazzi, ci sono i rifugi, e bellissimi da vedere, suggestivi. E poi c'era anche fresco, ne abbiamo approfittato. La temperatura ideale. Ideale, c'erano 15-18 gradi, secondo me, stava da Dio. Sì, sì, sì. E basta, adesso continuiamo col giro e andiamo a pranzare. Ciao! Mi ha salutato Claudio Albanese. Mi ha salutato Claudio Albanese. Era di buon umore. Ragazzi, siamo entrati, qua sono gli spogliatoi già. Adesso c'è anche il pennarello. Forza Juve, John! Torna in fretta? Mi sono fatto firmare diverse maglie, però attenzione qua. La vicinanza è veramente una roba spaventosa, John Elkann ha firmato la maglia, Agnelli ha firmato la maglia e poi l'altro che ha firmato la maglia è Landucci. Ora speriamo che il buon Matt, che è in missione di là, riesca a fare qualcosa. Intanto mi sto godendo un po' il riscaldamento. Oh. Alessandro, la Madonna. Dusan. Loca. Bonni. Angel. Per farvi capire la calca di gente che c'è nel chiedere autografi, ragazzi. Qua c'è la tribuna e poi faremo l'invasione, sia chiaro. Ciao Moise! Un saluto! Ciao Zac! Vai Fabio! Vai Mati!
Fabio! Vai Fabio! Fabione! Fabio! Adrien! Adrien la maglia! Adrien! Adrien, vaccinati! Adrien! Vaccinati, cazzo! Porta Monaco! Che cazzo sta bestia? Madonna! È la Madonna! È la Madonna. Lui è Ivan Drago! Oh. Ciao Matti! Ciao Matti! Dani! 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 Allora ragazzi, sta per iniziare la partita, ma Chiesa ancora non esce. Non esce per nulla. Idem Pogba, tutti aspettano gli autografi a Pogba, eccolo! Ecco il primo gol. Spondina dietro. One. No, l'ho lasciata scorrere così. Angelino Di Maria. Ci lavoriamo. La spizzata, peccato. Ma sai che lì parte. Ve l'aspettavate così intima come esperienza sta della Perosa? Tu ce l'hai una foto con Raffia? Io sì. Tu ce l'hai la firma di Landucci? No. Di Agnelli? No. E anche di Agnelli? Non ho neanche una firma. Disastro. Facciamo prima, no? Un disastro. No. Però ragazzi, fantastico. Intanto che cazzo è successo? E si è fatto male uno da Under 23. Ah, vabbè. Ando Raffia davvero? Vediamo. Attenzione. L'idolo di Toselli sta per entrare forse. Aspetta, bene, sì. Stop it. Bruno, c'è già la seconda che fa così. Allarga. Allarga. Bello. Bello. Ma i coglioni. Bonucci 2-0. Ragazzi, però abbiamo beccato Landucci che ha firmato prendendo 38 metri quadri di questa maglia. John Elkin, che sembra un geroglifico del Museo Egizio, e Andrea Agnelli. Ora vediamo se riusciamo a beccare qualcun altro. Sti cazzi della partita. Sì, la nostra missione adesso è beccare qualcuno e poi fare l'invasione. Ci proviamo. Ci impegniamo. Ciao amici del canale. Grazie. Ragazzi, da Villar Perosa è tutto. Cioè, nel finale non avete visto la mazza perché io ero in mezzo alla gente per cercare di portare un bottino di guerra importante. Lucone ha riportato sta roba qua. È piccola. Allora, Scesni quanto è alto? 12 metri a quanto pare. Questa sta a me qua. Incredibile. Firmata. Con dedica. Tanta roba. Tanta roba. Io invece mi sono preso una marea di calura. E da Elkan ad Agnelli, insomma, c'ho quasi tutte le firme, mancano quella di Di Maria, Pogba, però il resto c'è Chiesa, te le fai tu. Adesso il problema è riconoscere, a parte che ho pasticciato anche il colore, ragazzi, un disastro totale, però ne valsa la pena. Da Villar Perosa è tutto. Striscia la notizia. Ciao. Me.